Amici di Juve Stabia Live, bentrovati, quarta edizione del nostro talk show, bentrovati chiaramente con tutte le forme possibili e immaginabili, ma voglio partire subito per la novità di questa sera e per ringraziare chiaramente coloro che ci stanno ospitando per la prima volta sulla loro emittente Videonola, grazie agli amici e alla famiglia di Videonola, grazie di ospitarci, grazie per questa prima puntata che va in onda come sempre nel nostro consueto format su Facebook, YouTube, su tutti i nostri canali social, ma soprattutto e ringraziamo davvero la famiglia di Videonola per ospitarci per la prima volta e speriamo dal prima di una lunga serie. Bentrovati da Mario Di Capo, un saluto a tutti voi che ci state seguendo su tutte le modalità possibili e su questo magari ci sarà ancora più d'aiuto. Il primo amico da sempre che col quale condividiamo la passione gialloblu, ma soprattutto la passione per lo sport del calcio, e allora vado subito da colui che per noi è un po' il nostro factotum, lo dico anche per coloro che ci seguono su Videonola, il nostro Deus ex machina, ovvero Mario Vollono. Buonasera a te Mario. Buonasera a te Mario, buonasera ai nostri web spettatori e da questa sera grazie, come hai detto tu, alla famiglia Videonola, storica emittente del territorio campano e napoletano in particolare, anche sulle loro frequenze, canale 88 del digitale terrestre, visibile benissimo anche a Castellammare di Stabia, una televisione che ha in continua espansione, ci ha proposto, noi abbiamo proposto e loro hanno proposto anche a noi di accoglierci nella loro famiglia. Siamo davvero felici di questa sinergia, di questa collaborazione che speriamo continui per ancora tanto tempo, perché ecco, avere alle spalle una televisione per noi è sempre importante e poi se è di qualità e storica come Videonola è ancora meglio. Come dicevi tu, questa sera saremo in streaming su diverse piattaforme oltre a Videonola, quindi ci saranno la contemporaneità su tante pagine, questa è Live, questa è l'Unica Fede, Vivi Centro e via dicendo, ma ci sarà come sempre da un bel po' di tempo, lo sapete, anche su YouTube, quindi chi non ha Facebook può seguirci anche su YouTube, sulla televisione, ecco, ma magari chi non è abita in questa zona può magari seguirla attraverso YouTube. E poi c'è il canale Twitch, un canale che abbiamo aggiunto per i giovani, un po' perché le tendenze, noi cerchiamo di seguire anche queste. Questa sera parleremo ovviamente di Juve Stabia in maniera, diciamo, molto veloce, magari sull'Avellino, un piccolo accenno, ma più che altro ci sarà da parlare di un ex Avellino che adesso è la corte della Juve Stabia, Felice Vacu, un attaccante importante di categoria, dei tiri in record, poi lo vedremo, dei gol in Serie C, ma soprattutto parleremo poi della Vibonese con tanti ospiti come sempre ex e ma soprattutto anche giornalisti che analizzeranno con noi questo campionato. Però io vi invito anche a voi a collegarvi sulle pagine o anche su YouTube o anche su Twitch e lasciare i vostri messaggi. Grazie a Mario Vollono, vado a presentare, a salutare il nostro terzo amico di tutta la nostra famiglia di Juve Stabia Live Talk Show, Natale Giusti. Buonasera a te Natale. Buonasera Mario e una buonasera a tutti i nostri web spettatori che ci seguono anche stasera, molto numerosi come al solito, e da stasera, come diceva giustamente anche Mario Vollono, ai telespettatori del canale Videonola, canale 88 del digitale terrestre, quarta stagione di Juve Stabia Live, per parlare anche in questa stagione appunto della Juve Stabia, in una settimana molto importante che ci introduce al match di domenica prossima allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia contro la Vibonese, ed è stata anche una settimana, ma ne parleremo poi diffusamente dopo, dell'arrivo di un ulteriore tassello che è arrivato a rinforzare e sto parlando di Felice Vacuo, questo vecchietto terribile tra virgolette, che ha segnato, che praticamente ha il record di segnature nella storia della Serie C, ma ne parleremo di qui a poco anche con i nostri ospiti. Ti ripasso la linea Mario. Grazie Natale, andiamo ad aprire le porte del web, come oramai conoscono tutti, da 4 edizioni per Juve Stabia Live, da 11 per il Pungiglione Savese, abbiamo il nostro Giovanni Donnarumma che chiaramente anche su Videonola per la prima volta presentiamo le porte del web, perché Giovanni ci apre appunto a tutti voi che ci seguite e commentate la trasmissione. Quindi a te Giovanni per un saluto iniziale. Sì Mario, buonasera a te, buonasera a tutti e ai tantissimi web spettatori, come accennava Natale, già tantissimi, e con i primi messaggi che sono già arrivati sulla bacheca della pagina ufficiale Facebook Juve Stabia Live, un saluto caloroso e un abbraccio a tutti quelli che ci seguono invece da stasera sulla prestigiosa TV napoletana Videonola, sul canale 88 come ricordavate voi, quindi una famiglia di spettatori che si allarga e ovviamente ne siamo contenti. Stasera, come dicevate voi,
ci sarà la presentazione della partita di domenica prossima alle 17:30 in quel di Vibo, un accenno a quello che sarà la probabile formazione della US Open, ma anche della Vibonese. Avremo vari ospiti e ovviamente i messaggi. Leggo solo il primo, proprio perché è stato il primo, Francesco D'Antuono, che ci dà il buonasera. Poi a dopo per tutti i messaggi. A te, Mario. Grazie Giovanni. Allora noi ci addentriamo subito nella prima nostra ospitata di questa sera. Come sempre con Juve Stabia Live abbiamo nella formula che abbiamo definito in smart working, chiaramente dal periodo Covid ad oggi, ovvero quella di trasmettere dalle rispettive sedi, abbiamo il piacere oggi e l'onore di avere un doppio ex, perché dopo il doppio pareggio per la Juve Stabia, iniziando con l'1-1 di Andre, passando per lo 0-0 contro l'Avellino in un derby che ha visto la Juve Stabia forse meritare, come ad Andrea, qualcosa in più del pareggio, una Juve Stabia che ha fatto un'ottima gara contro l'Avellino, una Juve Stabia che forse non era ancora o già attesa a questo livello così importante, mentre siamo in attesa proprio di collegarci con Giovanni Ruscio, che ancora non abbiamo con noi e fra poco lo avremo. A questo punto volevo chiedere, anzi andiamo subito a presentare Giovanni, che abbiamo in questo momento, Giovanni Ruscio con noi, al quale chiedo un piccolo passaggio tecnico di mettere il suo telefono in orizzontale, non in verticale come in questo momento, così da vederlo nella maniera migliore anche a livello televisivo. Eccoci qua. E allora ben trovato a Giovanni Ruscio, doppio ex stabiese e anche della Vibonese, prossimo avversario della Juve Stabia. Buonasera Giovanni. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sempre un piacere di vedervi. Piacere nostro, ciao, Giovanni. Oggi siamo anche in onda in TV con Video Nola, che ospita questa quarta edizione di Juve Stabia Live, alla prima puntata oggi. Partiamo con te, che sei un amico di Juve Stabia Live, ti abbiamo ascoltato penso forse in tutte e quattro edizioni passate, ma comunque spesso anche durante il pungiglione stabilese. Volevo un tuo commento su questo inizio di campionato di Serie C. Juve Stabia che è partita con due pareggi, ma due pareggi positivi e propositivi rispetto a quello che magari da fine mercato poteva essere un team ancora, diciamo, con lavoro in corso. Comunque ha portato a casa due pareggi contro l'Ander e contro l'Avellino, che potevano essere qualcosa in più. Non so se hai visto le partite, volevo un tuo commento. No, certo, sicuramente quest'anno parte tutto, penso sia un campionato bello tosto, comunque sappiamo ovviamente le squadre che compongono questo girone, che sono oltretutto ben attrezzate, e quindi diciamo sarà dura. La Juve Stabia sì, sicuramente ha fatto due partite nelle quali poteva accimolare qualcosina in più, senz'altro. Quando si cambia allenatore, quando si cambiano comunque diversi giocatori, comunque sia, si può, ovviamente bisogna avere anche un attimo di pazienza per appunto seguire le situazioni nuove che si vengono a creare con il nuovo mister. Però io penso che la Juve Stabia, come sempre, come ogni anno, possa recitare una parte importante anche quest'anno, nonostante ci siano piazze blasonate come la Juve Stabia, appunto, che sicuramente lotteranno al primo posto, e tante pure ovviamente le altre per la corsa per i playoff. Vado da Mario Vollono per la prima domanda a te, poi faremo un giro di domande con Natale e Giovanni, quindi Mario, poi se c'è qualcosa anche dal web per Giovanni Ruscio. Ecco, con Giovanni invece, buonasera ovviamente Giovanni, è sempre bello rivederti e ascoltare le tue parole, figurati che tu sei un nostro amico, quindi così ti consigliamo. No, però volevo chiederti, fare una domanda particolare, è tornato Davi alla Juve Stabia, tu quando sei andato via, praticamente Davi prese il tuo posto, è stato un po' di tempo ecco con noi, 2 anni, poi dopo è andato via e ritornato, tu hai sempre parlato di questa scelta tua di lasciare la Juve Stabia, che è stata una scelta sbagliata. Ecco, vedendo adesso Davi lottare ancora in Lega Pro ed essere tra i migliori, possiamo dire, finora a centrocampo, ecco, ti viene un po' il rammarico di quella scelta, e soprattutto ecco, come consideri il centrocampo attuale della Juve Stabia? Perché l'anno scorso anche con te ci siamo un po' soffermati sulla leggerezza, magari fisica, non c'era il classico incontrista, quello che dava, diciamo, le cosiddette mazzate, no? in bolzanese stretto, e invece adesso ci sono bei Marcantoni lì in mezzo. Sì, no, vabbè, ormai diciamo per quel che mi riguarda sono passati tanti anni, quindi sì, è stata, io l'ho sempre detto, una scelta
personale che è stata dai tempi sbagliata, ahimè, però vabbè, ormai quella è storia, non importa. Sicuramente se fossi rimasto lì a Castellammare, magari mi sarei trovato anch'io in quella famosa Serie B, però va bene, questo ormai lascia il tempo che trovo, non è quello il problema. Sì, andai via, vabbè, da lì comunque fece bene, e io, è stata la mia scelta personale quell'anno lasciare, fino al punto che il presidente fino alla fine mi ha detto: ma sei sicuro di voler andare? Vabbè, comunque, aperta e chiusa parentesi, dicevo sì, la Lazio Stabia sicuramente adesso quest'anno il centrocampo magari può avere un po' più di muscoli magari per come dire acquisire queste partite, che secondo me quest'anno sarà un bel campionato vincente, e di conseguenza appunto bisogna farsi trovare pronti soprattutto nella parte nevralgica del campo, perché parliamoci chiaro, il centrocampo è la zona dove come dire, se è un buon centrocampo ti regge tutta la squadra, perché comunque sia lì si lotta lì in mezzo, e dove si determinano gli equilibri della partita, dove se fai bene la difesa soffre poco, dove se fai bene l'attacco usufruisce diciamo della costruzione che il centrocampo fa. Quindi sappiamo insomma che lì in mezzo più la squadra è competitiva e più può dire la propria, insomma. Perfetto, volevo andare da Natale Giusti che aveva una domanda per te, Giovanni. Sì, Giovanni, buonasera. Innanzitutto volevo chiederti, tu sei praticamente doppio ex della sfida di domenica prossima, voglio proiettarmi già a questa sfida dello Stadio Razza di domenica prossima alle ore 17:30. Questa Vibonese che io ho visto domenica scorsa all'Opera nella gara con la Virtus Francavilla, che ha perso per 1-0, mi è sembrata una squadra tra l'altro allenata da un ottimo allenatore come da Agostino, che fa il 4-2-3-1. Mi è sembrata però una squadra che si sia comunque indebolita nel reparto offensivo, dove ha perso Plescia, il bomber dello scorso anno, e anche nel settore difensivo mi è sembrato che ci sia stata qualche defiance da parte soprattutto dei due centrali difensivi Polidori e Vergara. Volevo chiederti, ecco, cosa pensi di questa squadra, che ruolo può recitare in questo campionato, se hai visto magari anche già qualche partita della Vibonese. Sì, allora io innanzitutto quando si parla di Vibonese ovviamente penso sia doveroso dire che sì, è la mia città. Io sono, certo, di Vibonese, sono anzi di un paesino vicino Vibo, che però Vibo è casa mia, ho giocato per 10 anni in quella piazza e faccio parte di una storia importante, quindi mi emoziono, e non dico perché lo vivo in quel campo nel Luigi Razza, cioè giocavo quando ancora era in terra battuta e ancora posto i segni sulle cosce. detto questo sì, va bene, la Vibonese sicuramente sono d'accordo con te, perché si è in attacco, da quanto ne so io dovranno fare qualcosa di più, nel senso, certo, anche a livello di acquisti, perché comunque in avanti sono non vorrei dire, però sono leggerini, non hanno quella capacità secondo me in un campionato del genere di far male alle avversarie di un certo tipo. Poi è normale, ci sono squadre che si lottano, diciamo che lotteranno sicuramente nei bassi fondi della classifica, però sì, la Vibonese di sicuro sia in difesa che in attacco di sicuro si è indebolita sicuramente. Io ho avuto modo spesso di parlare anche con il presidente Caffo, che comunque sì, siamo sempre in ottimi rapporti, ma a prescindere, con la città di Vibo, dove io ovviamente essendo di casa ho tanti amici, tante persone. Ci sono anche i malumori comunque in città di una squadra che i tifosi ovviamente vorrebbero qualcosa in più, perché comunque parliamo di un allenatore D'Agostino che è un ottimo allenatore e me ne parlano bene, però è normale che bisogna anche mettere un po' di materiale importante nelle mani di un allenatore per poter insomma fare costruire qualcosa di importante. Io penso anche sì, penso che la Vibonese quest'anno se dovesse rimanere quella che è, poi magari spero di sbagliarmi ovviamente, perché la mia squadra è la squadra che è della mia città, voglio dire, spero di sbagliarmi, però se rimarranno solo questi giocatori sarà un po' dura, e io secondo me dovranno, a meno che poi il lavoro dell'allenatore, il lavoro quotidiano, certo, anche quello sicuramente li farà crescere questi ragazzi, per l'amor del cielo.
però in un campionato così forte, così tosto, un qualcosa in più, un giocatore di esperienza sopra le righe che ti possa fare reparto lassù da solo, in difesa qualcuno che ti dà sicurezza ci vuole, insomma. Io mi avevo letto, non so se poi andrà a buon fine, di lei, che forse erano interessati al legittimo in difesa, ex Cosenza, mi pare di aver letto. Vabbè, sono cose che sai, sono giocatori comunque di una certa esperienza che potrebbero essere comodi, però oggi come oggi la Vibonese, non, diciamo che la piazza di Vibo al momento non sono tanto soddisfatti di come è stata costruita, diciamo così. Sì. Invece Giovanni, la piazza di Castellammare dopo l'arrivo di Eusebi, quasi allo scoccare della fine del mercato, alla chiusura della porta il giorno prima, ha abbracciato questa settimana anche Felice Vacu, quindi comunque questa società alla fine non ha deluso la piazza, cioè ha comunque messo a disposizione di Novellino una squadra discreta, importante, cioè discreta no, importante, una squadra che può ambire sicuramente alle prime 6-7 piazze del campionato, forse le prime 4 sono almeno sulla carta difficili da raggiungere per tante, però probabilmente può essere in quel limbo proprio tra la quinta e la decima piazza e magari tra le outsider. Secondo te può essere questo dove piazziamo la Juve Stabia in questo momento? No, sicuramente sì, vabbè, a parte le solite che conosciamo già, Bari, Avellino, Catanzaro, vabbè, sappiamo le squadre che comunque sicuramente se la lotteranno fino alla fine. Io penso che sicuramente in questa seconda fascia la Juve Stabia ci possa rientrare tranquillamente. Comunque c'è un allenatore importante, c'è dei giocatori importanti, c'è giocatori comunque esperti, anche se Eusebi si è fatto male, non so di che entità era l'infortunio. Comunque prescindere da questo è arrivato comunque Felice Vacu, che in carriera è quello che ha fatto più gol in Lega Pro, in Serie C. E comunque sì, a prescindere dall'età, sono sempre quei giocatori che se li metti in condizioni là in aria, il gol lo fanno, cioè comunque hanno un peso notevole quando tu schieri un Evacuo in attacco e vai a giocare, che ti posso dire, c'è un giocatore che ti sopporta anche, ti regge magari l'attacco da solo, ovvio non è più il Giovincello, però l'esperienza di sicuro non gli manca, quindi tra l'altro l'anno scorso 30 presenze a Catanzaro in una squadra e 5 gol, quindi c'è un 39enne comunque in forza, cioè certo non è in calo in questo momento. No, ma sicuramente è di sicuro un giocatore affidabile di categoria, sicuramente che sa il fatto suo, non lo scopriamo di certo stasera, quindi sono sempre quei giocatori che ti alzano l'asticella comunque sia. Ti metti in squadra giocatori come Eusebi, Vacu, eccetera, eccetera. È normale che il livello di esperienza si alza, il livello di anche di gol sì, sicuramente. Cioè, sono giocatori che hanno sempre puntato a vincere in piazze importanti, voglio dire, quindi di sicuro daranno un apporto alla squadra non indifferente, voglio dire. Don Giovanni all'altro, volevo fare questo passaggio, Don Giovanni all'altro, non so se abbiamo qualcosa dai social, ma soprattutto un tuo parere, un tuo commento con Giovanni Ruscio. Sì, sì, innanzitutto saluto e abbraccio Giovanni, è sempre un piacere sentirlo e ospitarlo nelle nostre trasmissioni. Io con lui volevo tornare un po' sull'aspetto del ritorno del pubblico negli stadi. Abbiamo avuto modo di parlarne anche con un tuo corregionale, con Renato Mancini, lunedì nel corso del Pungiglione Stabiese. Anche lui era d'accordo che il ritorno del pubblico in campo può essere, a parte ecco, l'etichetta del dodicesimo uomo, però lui parlava anche di un certo numero di punti che possono portarti a fine anno un pubblico tipo anche nello stadio ecco, come Romeo Menti. E tu di questo aspetto che pensiero hai? Sono d'accordissimo, vabbè, il pubblico è la vita dello sport, voglio dire, per noi calciatori andare in campo e sentire l'incitamento dei tifosi penso sia, io ovviamente ricordando quell'anno che è stato l'anno più bello della mia carriera a livello personale per come mi sono espresso lì a Castellammare, entrare in campo e sentire la bolgia entrare con un'adrenalina totalmente diversa è ovvio, certo. Non è la spinta e la marcia in più per ogni piazza come può essere Castellammare, come possono essere Bari e tante altre diciamo che ci sono in questo girone, che ovviamente con un pubblico alle spalle è tutta un'altra storia, e quindi su questo non ci piove, è la linfa vitale
il tifoso nello sport, ovviamente, perché sennò sarebbe uno sport noioso fondamentalmente, nel senso che l'adrenalina del pubblico assolutamente sì. Assolutamente, Giovanni, io dubito che ti possiamo chiedere un pronostico sul match di domenica, anche se un'idea su come potrebbe finire ce l'hai data già da qualche, una domanda di riserva che hai fatto da una parte e dall'altra. Se vuoi ti racconto un aneddoto visto del 2009-2010, visto che l'ultima volta ve l'ho raccontato, ve ne racconterò un altro se volete. No, vai, è bello, questi aneddoti sono belli. No, io ricordo velocissimamente quando abbiamo fatto l'ultima partita che avevamo già vinto il campionato, andammo a giocare ad Aversa Normanna, l'ultima di campionato, arrivammo nello pullman, noi avevamo già preparato davanti al pullman, anziché Juve Stabia abbiamo levato la scritta Juve Stabia Calcio, abbiamo messo Longobarda di Oronzo Canà. Arriviamo lì, c'era il custode dello stadio di Aversa che ha aperto il cancello, ha letto Longobarda e ha detto no, avete sbagliato stadio. Bella questa. Non la conoscevamo. Siamo io, Metrano, il mister Raspelli, ci siamo eravamo lì davanti, ci siamo massacrati dalle risate. Vabbè, eravamo già in festa, ovviamente. Sì. Vabbè. Oggi è un po' più difficile farlo, con i social si vedrebbe subito già un po' prima. Ormai siamo sgamati in tutto quello che facciamo, è impossibile, sì, proprio nascondersi. Va benissimo. Giovanni, allora, grazie come sempre della tua partecipazione. So che c'è anche Mimmo Famularo, meno so. Sì, lo avremo come terzo collegamento, quindi dopo sicuramente te lo saluteremo. Va benissimo, grazie, è stato sempre un piacere. Ciao Giovanni, ciao. Giovanni Ruscio, come sempre, è bello parlare con lui anche di questi bei ricordi. Sì, gli aneddoti sono belli, Mario. Questi aneddoti sono belli, gli aneddoti dico sono qualche cosa. Questo è proprio particolare. Tanti aneddoti simpatici. Però volevo tornare per un attimo al derby, abbiamo detto che ne parlavamo poco, del derby con l'Avellino, perché ne abbiamo parlato già in settimana, ci proiettiamo di più alla partita con la Vibonese, già l'abbiamo fatto con Giovanni Ruscio, però volevo un piccolo commento flash, se riusciamo, parto da Mario, su quello che è stata la Juve Stabia contro l'Avellino, anche per far capire a coloro che ci stanno seguendo sul video Nola, oltre a tutti gli amici che ci seguono su Juve Stabia Live, qual è stata la Juve Stabia vista contro quella che è definita una delle corazzate del campionato insieme a Bari e Catanzaro? Mario, io faccio proprio un riassunto di queste due giornate, tanto alla fine sono solo due. Sia con l'Andria che con l'Avellino la Juve Stabia ha dimostrato di saper giocare, di prendere campo, di muovere palla, di avere un'idea di gioco, fra l'altro con un mister che ha dimostrato anche non solo facendo cambi dalla panchina, facendo entrare nuovi giocatori, ma spostando gli stessi sul rettangolo di gioco, di sistemare magari determinate problematiche che nel momento si vengono a creare, con un Davì molto eclettico lì in mezzo al campo, con la possibilità di poter fare anche il centrale di difesa quando i terzini salivano, quindi passare a tre con un Davì al centro, quindi diciamo che anche la costruzione della squadra è stata costruita in modo tale che i calciatori possono ricoprire diversi ruoli e quindi dare la possibilità di al mister di sistemare la situazione. Quindi dicevo, in entrambi i casi c'è mancato solo il gol. Con l'Andria si è avuto la difficoltà di avere subito il gol subito, perché poi il gol l'ha fatto la Juve Stabia. Con l'Avellino è ovvio che stai parlando, come dicevi tu, di una corazzata che deve vincere il campionato, perché Avellino, Bari e Catanzaro, secondo il mio parere, sono quelle che sono state costruite per vincere il campionato. Una di queste tre dobbiamo vedere poi nel corso del campionato chi sfiderà, chi invece poi determinerà della zampata finale. Con la Juve Stabia è mancata Eusebi, purtroppo, che si è fatto male, però con Della Pietra la Juve Stabia ha avuto più profondità. Ne parlavamo già l'altra volta che Braglia si è lamentato che la Juve Stabia ha fatto gioco sugli errori dell'Avellino, ma io ricordo a Braglia, dall'alto della sua esperienza, che i gol si segnano quando gli avversari fanno degli errori, quindi è normale anche la cosa. Anche soprattutto, si finirebbe sempre 0-0. Bravo, e poi la Juve Stabia ha giocato con 4 under, quindi, mentre invece l'Avellino erano tutti giocatori di esperienze di categoria di Serie C o addirittura superiore. Questo è il mio pensiero. Da Natale invece, per un gol in due partite, la Juve Stabia chiaramente ha il rammarico di aver perso per strada 2-4 punti, nel senso perso non perché non ha giocato bene, ma proprio perché non ha concretizzato. 30 secondi perché siamo vicini alla prima pausa di questa puntata.
Sì, Mario, sarò proprio brevissimo. La US Open secondo me avrebbe meritato ampiamente la conquista dei tre punti sia con la Fidelisandria che con l'Avellino. Purtroppo ecco, c'è da correggere qualcosa in attacco, ma sicuramente anche l'arrivo di Felice Vacuo da questo punto di vista, in attesa di avere il migliore US Open, può essere molto molto importante per questa squadra. Perfetto, allora prima pausa per noi, linea alla regia e poi torneremo in diretta con Juve Stabia Live Talk Show, prima puntata della quarta edizione. Ed eccoci di nuovo in diretta con Juve Stabia Live Talk Show, seconda parte della nostra trasmissione di oggi, prima puntata della quarta edizione. Abbiamo ascoltato nella prima parte del programma Giovanni Ruscio, che con noi ha commentato proprio questo prossimo match tra Juve Stabia e Vibonese, ma
in settimana, si gioca chiaramente a Vibovalenza, in settimana la Juve Stabia ha messo a segno un altro colpo importante, perché dopo il problema accusato da Eusebi, che qualche settimana sarà fuori e quindi bisognerà rimediare in attacco al, diciamo, ai pochi gol realizzati nelle prime due partite, uno solo nelle prime due partite, è arrivato Felice Evacuo, un attaccante importante per la categoria, un attaccante con tanta esperienza. Vediamo come ne ha parlato di lui, ma anche del momento, il DS della Juve Stabia, Rubino. Direttore, in conferenza stampa è stato annunciato che c'era la possibilità di portare a compimento una sorpresa. La sorpresa è arrivata. Felice Evacuo. Sì, buonasera a tutti. Esatto, come ci eravamo detti nell'ultima conferenza, in presenza anche dell'amministratore Todaro, c'era la possibilità di completare l'organico nelle migliori dei modi. C'era il posto, due posti disponibili, e avevamo già annunciato che uno sarebbe stato coperto molto probabilmente. Proprio per completezza era Felice Evacuo, era aggiungere una pedina ancora importante per noi nel reparto offensivo, proprio per avere una coppia di attaccanti di totale spessore e che completasse appieno l'organico. Quindi siamo felici che Felice ha accettato questa sfida, questa ulteriore sfida, che è una vita che Felice accetta sfide, però questa ha la sua età, è una sfida ulteriormente importante per lui. Ha accettato con grande orgoglio, è contento di essere qui e ci darà una grande mano. Accettare con grande orgoglio una piazza come Castellammare, dopo aver avuto tante esperienze in carriera in piazze importanti, campane e non, questo è quello che ha spinto Felice Evacuo ad accettare la proposta della Juve Stabia. E Juve Stabia che magari può sentire spesso nel proprio stadio il nome di Felice Evacuo, grazie anche al nostro prossimo ospite che andiamo già a presentare, però abbiamo anche pronta una scheda su Felice Evacuo. Allora, prima di tutto la voce del Menti, non solo, il nostro collega di Metropolis Quotidiano, Tiziano Valle, buonasera. Tiziano. Buonasera a tutti voi e a chi ci segue da casa. Ciao Tiziano. Allora, dicevamo di Felice Evacuo, che ha fatto felice comunque la piazza, perché un giocatore che può dare un contributo importante in alternanza con Eusebi, se non in alcune circostanze, magari con un attacco ancora più pesante quando sarà di nuovo disponibile anche Eusebi, in due lì davanti potrebbero dare tanto fastidio alla difesa avversaria. Vediamo un po' la scheda, ce la racconta il nostro Mario Vollono, proprio questa scheda su Felice Evacuo e sui tanti gol e le tante partite giocate in carriera. Sì Mario, una scheda facile da fare, perché davvero i dati su Felice Evacuo sono tanti, visto che è tanta la sua esperienza. Nato il 23 agosto del 1982 a Pompei, quindi tiene 39 anni, 1,87 m, 84 kg e peso forma. Ruolo attaccante centrale, ma l'occorrenza potrebbe anche giocare come seconda punta. Le squadre, vedete, sono davvero tante, però le partite giocate fra i professionisti sono 563, le reti segnate sempre nei professionisti 200, 38 le ammonizioni in totale, 9, cioè 3 le espulsioni, quindi è un giocatore che comunque non si lascia andare anche a facili espulsioni che possono poi compromettere il campionato. La cosa importante è che detiene il record di reti 172 segnate in Serie C, e questo è un dato importante. Quindi 172 in Serie C, è un giocatore da Serie C, 28 se facciamo la differenza sono invece le reti segnate negli altri campionati. Eh sì, tra l'altro ne ha segnate 5 anche l'anno scorso, quindi comunque in un Catanzaro che aveva tante alternative lì davanti, ha avuto 30 presenze, quindi, e due anni fa col Trapani ha vinto i playoff, e sappiamo bene, anzi tre anni fa col Trapani ha vinto i playoff e poi giocato anche in Serie B, quindi è comunque un giocatore che non arriva a fine carriera, ma arriva comunque ancora in forma. Tiziano Valle, un tuo commento sull'arrivo di Felice Evacuo, ma anche su queste prime due partite. Penso la società non ha lesinato anche in questa settimana post mercato a dare un'altra alternativa a mister Novellini. Allora, comincio da Felice Evacuo. Ovviamente non possiamo, è possibile giudicare una carriera di un calciatore così importante per questa categoria, e quindi dobbiamo, secondo me, ragionare su quello che può dare alla Juve Stabia.
piuttosto che sullo spessore di un calciatore che è indiscutibile. Cosa può dare alla Juve Stabia dipende anche da cosa gli chiede mister Novellino. Io su questo sono abbastanza tranquillo. È chiaro che a Felice Vacco a 39 anni, ma anche per caratteristiche, non gli puoi chiedere di partire palla al piede e fare 50 metri per andare in porta, non è un contropiedista, forse non l'è mai stato, ma è chiaro che adesso ancor meno potrebbe esserlo. Però Felice Vacco è un calciatore che, se giochi come hai giocato il secondo tempo con l'Avellino, buttando dentro un po' di palloni ecco, in area di rigore, secondo me a 39, a 25, a 44 anni, se ce l'hai ti fai sentire. Quindi può essere utile in questo tipo di gioco, in questo tipo di giocate che possono essere importanti per la Juve Stabia. Io sono convinto che Novellino utilizzerà nel migliore dei modi Evacuo, che è una risorsa importante per la Juve Stabia. Mi dispiace per l'infortunio di Eusebi, spero che possa recuperare presto. Non mi dispiacerebbe in alcune partite vederli assieme, però è chiaro che secondo me la Juve Stabia ha un'ossatura di gioco, un'ossatura di squadra che può supportare Evacuo. Cioè, la Juve Stabia ha dei giovani che corrono tanto, ha dei ragazzi che si impegnano, che lottano, che recuperano palloni, che vanno sul fondo, che coprono diciamo molte zone di campo e possono consentire a Vacu di esprimersi negli ultimi 16 metri, che è quello che gli riesce meglio. Poi stavamo leggendo un po' i numeri, no? È quello che gli riesce meglio. Quindi io sono abbastanza fiducioso con l'arrivo di Evacuo che possa far bene, chiedo scusa, alla Juve Stabia. Mario Vollo, una domanda da Tiziano Valle. Sì, lo faccio un attimo riprendere da questi colpi di tosse che sono tremendi. Stiamo attenti alla voce di Tiziano. Bravo Giovanni, portiamo qualche caramella, qualcosa balsamica a Tiziano prima di ogni partita, lo faremo. No, vabbè, io con Tiziano mi volevo soffermare un po' su, diciamo, una situazione generale. Un altro campionato è iniziato, un campionato che doveva essere di spending review, poi lo dicevamo anche nelle nostre dirette. La presidenza d'Angela si è fatto anche ancora una volta ingolosire e prendere la mano, perché poi, ecco, sfido dire che questa squadra è da spending review per i calciatori che sono arrivati anche a centrocampo. E al di là del fatto di Eusebi, adesso Evacuo, ma già prima prendi Altobelli, prendi Schiavi, prendi Panico, confermi Tonucci, diciamo non è di certo una squadra che costruita, ecco, per lesinare energie, e poi prendi anche giovani interessanti. Ecco, con Romano, no, che era nella partita con l'Avellino, ci soffermavo sul fatto c'è da essere felici, questa è la parola. Mentre io l'anno scorso dicevo questa squadra non mi emoziona, almeno fino a gennaio, fino all'arrivo di Marotta, non mi emozionava, adesso invece ho questa nuova sensazione. E su questa frase, un po' come faceva Manniello, no, quando clonava quelle frasi, non succede se succede, noi abbiamo fatto calcio e fatta calcio, adesso mi viene da pensare c'è da essere felici. È vero, Tiziano, sei d'accordo anche tu? Sì, hai ragione. Non so quanto fosse dettato l'anno scorso anche dalla delusione che avevamo avuto per quella retrocessione, diciamo, dalla Serie B, purtroppo traumatica, no? Sì, per come è venuta. Però sì, effettivamente queste prime due giornate hanno regalato delle emozioni. Noi siamo andati a giocare ad Andria convinti probabilmente di dover soffrire, perché era una squadra imbottita di giovani, e invece la squadra poi ha tirato fuori una prestazione. Se avesse portato via i tre punti probabilmente da Andrea non ci sarebbe stato nulla da dire per quello che ha espresso la Juve Stabia in campo. E la stessa cosa è accaduta contro l'Avellino, perché se ci riflettiamo secondo me c'è una differenza di budget di almeno 3 milioni, 4 milioni di euro tra le due squadre che sono scese in campo. Quindi è una squadra che si impegna, che lotta, che ha fame, che ha voglia di mettere in mostra le sue qualità, ha una guida importante, perché consentitemelo di dire, nonostante Padalino vada eleggiato per il lavoro che ha fatto un lavoro importante, però io con Novellino mi sento più tranquillo rispetto all'anno scorso. È una sensazione mia. Stessa sensazione, Tiziano. Io ho detto una cosa: prima lui aggiusta la squadra anche senza cambiare i calciatori, cioè li sposta sul campo e vedi che la squadra che inizialmente ha difficoltà poi non le ha più. Vedi col Messi, vedi col Messi, che per il predecessore di Padalino faceva spesso. Bravo, vedi sempre col Messina in particolare. Noi col Messina stavamo soffrendo, Balde che faceva il bello e il cattivo quello che voleva. Lui ha messo Davi in mezzo alla difesa, non abbiamo
abbiamo subito più balde e l'attacco del Messina. Poi lascia stare gli errori individuali che poi hanno condannato alla sconfitta, in quel caso in Coppa Italia, però ecco, vedi queste mosse che prima non vedevi, ecco, discorso di Mario, diceva, non vedevi questi cambi anche di modulo, di posizione dei calciatori. Poi lui, la cosa che ha detto bella, una domanda nostra, cioè perché i cambi, ecco, solo agli ultimi 20 minuti, e lui ha risposto candidamente, ma non servono sempre i cambi, se i calciatori fanno sì, quello che io voglio e stanno facendo e quindi questo è anche una cosa, è un'arma, la squadra importante. Sta giocando bene, fai qualche cambio rischi anche di alterare un po' che, l'equilibrio della squadra, e non sempre poi migliori. Sei fortunato che indovini il cambio giusto e risolvi la partita, ti può capitare anche il contrario, certo. E non è la prima volta. Io hai ragione, per esempio su Davi, a me è una cosa che piace tantissimo quando Davi fa il pendolo tra il centrocampo e la difesa a seconda dei momenti di gioco, è una cosa che mi piace tantissimo, sì, sì. Così come mi piace molto che si sta guadagnando il posto da titolare in questa squadra in questo momento Davi, forse rischia di levarlo anche da Altobelli e Berardot. Secondo me lo è. Secondo sì, me sì. È un titolare di questa squadra. Davi ha avuto una carriera in Serie C importante, comunque, sì, perché ha fatto sì. Tantissime presenze. Noi se andiamo a rivedere quella rosa, probabilmente della promozione del 2011, ci sono stati calciatori che hanno avuto un exploit e altri che invece si sono persi. Lui ha mantenuto un rendimento tutto sommato importante per questa categoria, e secondo me è tornato anche molto maturato rispetto a quello che avevamo lasciato nel 2011. E quella è una cosa che mi piace tanto. E poi mi piace anche la capacità di Donati e di Rizzo di alzarsi ed abbassarsi a seconda, ecco, dei momenti della partita. Ha fatto due inserimenti Rizzo contro l'Avellino nel secondo tempo, quando loro magari avevano perso un po' di misure, no? In campo, sì. Andando a buttarsi alle spalle del loro difensore, che sono stati straordinari secondo me, sì. E quindi cioè io ho fiducia in questa Juve Stabia, fiducia che possa fare un buon campionato, senza, ovviamente essendo consapevoli che ci sono 3-4 squadre che hanno speso l'ira di Dio quest'anno, come dicevi tu, però questa non è una Juve Stabia da spending review, perché è una Juve Stabia costruita con oculatezza e un paio di ciliegine, come le vogliamo chiamare? Un paio di ciliegine. No. Che vabbè, non parliamo di ciliegine, perché normalmente ci sono sempre rimasti sullo stomaco le ciliegine. Facciamo qualche altra cosa. Diciamo qualche altra cosa. Anche se l'ultima ciliegina è stata male, quella arrivata a fine gennaio, quindi magari quelle arrivate a fine agosto possono essere ancora più positive. Buone. Giovanni prima e poi Natale, perché Giovanni ha qualche saluto per Tiziano, se non sbaglio, proprio qualche messaggio per Tiziano e poi la domanda anche di Natale. A te Giovanni. Sì, innanzitutto saluto Tiziano, un abbraccio forte a te carissimo. Allora, il primo messaggio ti arriva da Fabio Iaccarino, che dice: grande Tiziano, grande, proprio urlando, quindi ti vuole anche un po' emulare in quello che la tua, i tuoi grandi gridi, diciamo, al medio. Poi c'è un signor Francesco Sabatino che scrive: Tiziano, quindi lo consigli evacuo al fantacalcio? Cosa gli rispondiamo? Signori, noi veniamo ieri notte da un'asta di fantacalcio in redazione che è stata lunghissima. La posso immaginare. Immagino quando è iniziata e quando è finita. È cominciata alle 11 di sera, vi posso dire, è finita non si sa quando, nel senso che probabilmente è ancora in corso. No, è durata tantissimo, ovviamente, come è accaduto l'anno scorso, vincerò io il fantacalcio, loro lo sanno bene che sono dei partecipanti al fantacalcio, diciamo. No, sto scherzando, ci siamo divertiti. Evacuo sì, lo prenderei la coppia, prenderei Eusepi ed Evacuo al fantacalcio. Da Tiziano invece volevo una considerazione sui giovani che sono arrivati quest'anno alla corte di mister Novellino. Chi tra loro ti ha stuzzicato un po' più interesse, diciamo, rispetto, diciamo, al gruppo che è arrivato? Secondo me Donati è destinato a fare cose importanti, a gamba, a fisico, a una buona tenuta, diciamo, atletica, è bravo quando spinge, deve migliorare in fase difensiva. Io sono convinto che con Novellino che ci lavora su per un anno intero, stiamo parlando di un calciatore che può fare le categorie superiori. Secondo me ha queste possibilità. Poi c'è Stoppa che è bravo,
Stoppa sta crescendo, l'avevo visto contro il Messina in Coppa Italia, non mi aveva convinto tantissimo, invece sta crescendo, contro l'Avellino mi è piaciuto nel primo tempo. Panico deve trovare il gol, secondo me, gli manca il gol, ha voglia di fare gol, fin quando non la butta dentro non ci sblocca definitivamente, quindi ha fame di gol, si vede da come gioca, da come tenta di calciare in porta, quindi serve il gol invece per sbloccare. Lo so fare bene, abbiamo visto con la Messina, no? Il tiro gli viene bene all'incrocio, quindi... Sì. Sarri ha il difetto di tutti i portieri giovani che devono crescere, devono fare esperienza, e noi dobbiamo avere pazienza perché è bravo tra i pali, secondo me. Sì, appena mette un piede fuori l'area piccola, diciamo, tra i pali, ha delle difficoltà, ma quelle sono cose che impari soltanto con l'esperienza. Ci sono nella storia che sapevano uscire dai pali già a 18 anni e 19 anni, pochissimi. Quindi deve giocare, dobbiamo avere pazienza, supportarlo, secondo me, perché tra i pali comunque ha fatto due parate contro l'Avellino importanti. Quindi può crescere. Quella su Silvestri è stata proprio un miracolo, quella su Silvestri. Parate di piede di spizzato da vedere ancora, che può essere un altro di cui si parla benissimo. Fatemi spendere anche una parola per Della Pietra, perché è vero che magari ha sbagliato qualche gol, ma mette un impegno in campo che è impressionante. Io non lo spero. Poi è sempre lì, cioè nel senso ha delle doti importanti, perché è sempre lì nel centro dell'azione. Non è semplice a quell'età arrivarci lì davanti spesso. Secondo me va anche ricordato che non è una prima punta, si sta adattando. Sì. E anche per questo ha viaggiato, perché lui solitamente, almeno nelle giovanili, giocava da seconda punta, al massimo da esterno, può fare l'esterno in alcune occasioni, non ha mai fatto la prima punta, quindi secondo me va elogiato per l'impegno. È vero, ha sbagliato qualche gol, ma con i giovani bisogna avere pazienza, altrimenti... Sì. Da casa. Un messaggio da YouTube perché Mario Vollon, e poi andiamo da Natale perché ancora non ha fatto la sua domanda. Giovanni. No, io volevo leggere da YouTube, perché c'è Stabiese 1907, vabbè, un nome diciamo generico, però che dice: quanta ingenerosità verso il lavoro di Padalino. Attenzione, noi non abbiamo detto che il Padalino non ha fatto un buon lavoro, noi abbiamo detto che fra Padalino e Novellino è normale che non si può fare un paragone, come fra un attaccante e un altro, fra un giocatore e un altro. Noi a Padalino abbiamo dato il merito di aver, diciamo, portato avanti un anno tra le mille difficoltà, l'abbiamo detto chiaramente l'anno scorso, però è un allenatore che da gennaio in poi cambiò qualcosa, iniziò a fare cambi di modulo anche in partite, in corso, qualche cambio anche prima, però poi nei playoff è ritornato di nuovo l'antico. Infatti noi siamo usciti fuori dai playoff perché non ha cambiato, non ha modificato nulla, non vedeva, diciamo, quello da fare. Ecco, mio pensiero, poi non lo so, Tiziano, anche voi altri che ne pensate. Guarda, ti rispondo con un giudizio. Io a Padalino do 6,5 per la passata stagione. Perché? Perché ha fatto quello che poteva fare, che la USAB, anche quella dell'anno scorso, non era una squadra scarsa, anzi, soprattutto da gennaio era una squadra importante, secondo me. E ha fatto quello che doveva fare, ha raggiunto l'obiettivo dei playoff, i primi 5 posti, come ci siamo sempre detti l'anno scorso, aggiungendoci che da gennaio in poi ha espresso anche un buon calcio. Sì. Quindi io do 6,5 a Padalino per quello che ho visto l'anno scorso. Se tu mi chiedi... Poteva essere addirittura 8 con i playoff, diciamo, giocati diversamente. Portando almeno la squadra diciamo, alle fasi nazionali. Sì. Se tu mi chiedi, Padalino è l'allenatore che può far fare il salto di qualità ad una rosa... che diciamo che deve arrivare al quinto posto e la porta al secondo, al terzo, al primo, io ti dico no. Noi abbiamo sempre detto non toglie e non mette, cioè le potenzialità della squadra lui le fa esprimere al massimo, ma più di quello non può. Punto. Certo. Cioè, non è salto. Esatto, ha fatto giocare bene la Juve Stabia, è una squadra che imponeva sempre il proprio gioco, cercava sempre di fare la partita, forse questo è piaciuto a tanti, anche a noi, attenzione, però è chiaro che poi le squadre che vincono a volte sono altre, e quindi per questo diciamo questo, ma ripeto, Padalino è stato sempre elogiato da parte nostra, forse qualche critica c'è stata su qualche scelta a volte, ma penso che ha avuto più elogi che critiche, sicuramente a Castellammare. Natale.
Sì, Tiziano, buonasera innanzitutto. Ti volevo chiedere quale può essere secondo te la squadra sorpresa, ecco, di questo campionato, e poi quanto può anche incidere su questo campionato il fatto che dopo parecchio tempo, dopo circa un anno e mezzo, si torna al 50% della capienza negli stadi. Lunedì scorso, per esempio, Renato Mancini diceva: nel caso della Juve Stabia il fattore campo è fondamentale, giustamente, diciamo concordo con lui. Nel caso della Juve Stabia può portare quei 12-13 punti in più nel corso di tutta una stagione agonistica. Ecco, quanto può incidere il fattore campo e quale può essere la squadra sorpresa di questo campionato? Guarda, come squadra sorpresa io ti dico che il Messina secondo me è costruita bene come squadra. Dove può arrivare non lo so, però è costruita bene, perché ha dei giovani interessanti, è andato a pescare dei calciatori che devono affermarsi in questa categoria, quindi secondo me è una squadra costruita bene il Messina. Il fattore campo per la Juve Stabia conta tantissimo, cioè è inutile girarci intorno, quando lo stadio comincia a spingere si sente in campo. Si sente, lo sentono i calciatori, vengono trascinati, soprattutto poi quando hai la fortuna di avere dei giovani, no? Che magari sono, ecco, vivono le prime emozioni da calciatori, e quindi sai, non c'è quell'esperienza di chi già ha fatto 300 partite e magari ha giocato anche in diverse altre piazze. Qui ci sono dei giovani che secondo me, se con la giusta spinta, con la giusta emozione, possono rendere di più, e quindi secondo me conta tantissimo. Non so se vale 10, 15, 8, 9, 20 punti, però conta e si fa sentire in classifica. Assolutamente d'accordo con te, Tiziano. Volevo sapere da Mario se potevamo iniziare con qualche schermata, così la commentiamo anche con Tiziano. Abbiamo ancora 5 minuti, partiamo dai risultati, no, del prossimo, così ci vediamo già qualche schermata e poi nella parte finale andiamo con l'avversario, anche con il nostro collega. Eccole qua i risultati. Sì, risultati dell'ultimo turno: vedi un Messina pareggiare col Palermo 1-1, partita sentita, lo dicemmo già lunedì, un derby che mancava da parecchio e che il Messina ha voluto giocare in casa, e quindi diciamo un motivo d'orgoglio per loro. Poi Campobasso Taranto 0-1, quindi il Taranto corsaro a Campobasso. Poi c'è Catania Fidelissandria 2-0, con tanti giovani, questo Catania che ha delle difficoltà economiche, tanti vogliono scappare, però questi giovani sono giovani importanti, ne parlavo proprio con Gigi Iacomino lunedì. Juve Stabia Avellino 0-0, poi Latina Paganese 2-0, qui è arrivato l'esonero dell'allenatore Raffaele, un esonero dopo due giornate, fa storcere comunque sempre il naso, anche perché poi un pareggio per 4-4 con Messina in Recomunta e adesso una sconfitta, non facevano immaginare poi a un epilogo del genere. Poi Picerno Catanzaro 0-0, risultato diciamo che alla fine un po' di delusione per il Catanzaro, che non riesce ad andare oltre lo 0-0 a Picerno, una Catanzaro che diciamo insieme all'Avellino e il Bari accreditate questo per la vittoria, come non sia facile per nessuno questo campionato. Poi domenica invece il Bari travolge il Monterosi e quindi prende una ottima vittoria per 4-0. Poi c'è il Foggia che vince 4-1 con il Potenza, lo diciamo, il Foggia di Zeman non ha mezze misure, o vince con goleada o perde con una caterva di gol. Francavilla Vibonese 1-0 e poi diciamo Turris Monopoli 1-2, col Monopoli che adesso è testa la classifica, che fa 2 gol in 7 minuti e si prende altri 3 punti importanti e fondamentali per il proprio campionato. Tiziano, di questi risultati penso che sicuramente il pareggio del Catanzaro a Picerno è quello che è un po' più sorprendente tra i vari, no? Sì, quel pareggio lì sorprende, e se andate a rivedere bene anche come si è sviluppata la partita, anche la vittoria del Monopoli a Torre del Greco è un risultato che poteva essere tranquillamente ribaltato, perché sì, è vero che il Monopoli ha fatto il primo quarto d'ora impressionante, segnando, sfruttando tutti gli errori e le occasioni che sono capitate, ma poi la Turris ha giocato una grande partita e poteva ribaltarla. Siamo ancora all'inizio di una stagione che come al solito sarà lunga, sarà ricca di sorprese, però di sorprese. Sì, grandi sorprese. Vi devo dire che per esempio a me l'Avellino, così come è costruito, io ho qualche dubbio che Braglia possa fare
cose importantissime. Non è la sua squadra, cioè io secondo me non è la sua squadra. Esatto, una squadra indicata noi, per l'abbiamo anche capito, scusa Tizia, l'abbiamo capito anche un po' dalle parole. Sì. Prima delle partite, anche dopo, che aleggia uno spirito un po' negativo sulla città, nella società. Perché quando devi vincere per forza non è semplice, sì, in difficoltà. C'è questa pressione, lo vediamo un po' sotto pressione. Ma poi ripeto, lui è abituato e noi lo conosciamo bene, che ogni tanto deve lanciare dentro il giovane che gli dà entusiasmo, che tenta la giocata difficile, che mette anche in difficoltà i senatori. Invece io ho visto, se guardate la carta d'identità dell'Avellino, stiamo parlando di tutti i giocatori abbastanza grandi. È vero che hanno una qualità enorme, per carità. Sì. Però non lo so, secondo me non è la squadra di Braglia. Io, a me dà l'impressione del, non so se ricordate, Braglia prima di venire a Castellammare aveva allenato il Taranto. Sì. E quel Taranto aveva Corona, aveva Innocenti, aveva Mesavilla, aveva un sacco di calciatori, Rantier, tutti calciatori che però non avevano più fame, cioè diciamocela così, messi tutti insieme non avevano più fame. Avevano bisogno di quei giovani che mancavano in quel Taranto e lì fece male. Invece poi, arrivando a Castellammare, se vi ricordate, Bacogo, Albadoro, tutti questi ragazzi che diciamo, trascinarono un Raimondi. Po'. Raimondi. Sì. Trascinarono la squadra e diciamo crearono anche entusiasmo. E poi ovviamente Corona si rilanciò, Mezzavilla fece un campionato straordinario e tutto il resto. Però io ho qualche dubbio che quella sia la squadra di Braglia, non è secondo me la sua. Non si sa mai che corsi e ricorsi storici possano verificarsi, chissà, quella di oggi a Castellammare è una squadra con giovani ma anche meno giovani, l'entusiasmo, l'appetito per mangiare, chiaro, stiamo parlando di altro, oggi non è quello l'obiettivo, però vediamo. All'epoca l'obiettivo, disse il nostro caro Franco Maniello, che doveva essere addirittura una tranquilla salvezza. Sì, quest'anno bravo. Qualcun altro ha parlato di una tranquilla salvezza. Sì. Ma, vediamo, non si sa mai i ricorsi. Tiziano, grazie di essere stato con noi. Noi siamo vicini alla seconda pausa della nostra prima trasmissione della quarta edizione di USA Live Talk Show. Chiaramente ci auguriamo che non solo Felice Vago, ma tutti gli altri ti facciano urlare spesso al menti. Ciao Tiziano. Grazie a voi e ovviamente un saluto a tutti quelli che ci seguono a casa. Mario, possiamo leggere un attimo il messaggio di Carmine Zurolo da parte dell'amico Giovanni? Sì, Tiziano, allora c'è l'amico Carmine Zurolo che ha un dubbio, diciamo, dietetico su quella che è la tua telegenia di questa sera, perché dice: Tiziano, è la TV che ingrassa o ci hai dato dentro? Ha questo dubbio. Guardi, dico questo dubbio, quest'estate ci ho dato dentro che non puoi vedere. Allora, abbiamo confermato. Benissimo, la conferma l'abbiamo avuta. Vabbè, ma l'estate sta finendo, come direbbe Righeira, e anche diciamo questa parte della nostra. Siamo di tornare in forma. Grazie. Siamo il mister. Grazie Tiziano, ciao. Grazie. E allora, a questo punto ci siamo per la nostra seconda pausa pubblicitaria della trasmissione di oggi, poi entreremo nella terza parte del programma dedicata appunto all'avversario, concluderemo anche con la classifica, il prossimo turno, le altre schermate dedicate al girone C della Serie C. Pubblicità per noi.
Ed eccoci di nuovo in diretta per questa parte conclusiva, questa ultima mezz'ora da dedicare chiaramente ai colori giallo-blu, ma anche a quelli rosso-blu, perché andremo a parlare anche della Vimonese, prossimo avversario della Juve Stabia. Ma prima di farlo completiamo le nostre grafiche dedicate al girone C della Serie C, perché vi faccio vedere anche la classifica dopo due giornate. È chiaro, una classifica per ora molto parziale, anche se si stanno disputando tutte le partite, quindi comunque tutte hanno avuto tempo di testarsi per 180 minuti. Allora, Mario Vollono con la classifica, entriamo già nel prossimo turno, perché poi il nostro Giovanni Donnarumma ci racconterà dell'arbitro del match dell'avversario e poi entreremo nel particolare con l'avversario, con il nostro collega Mimmo Famularo di Calabria 6. Allora, Mario. Sì, Mario, ecco, questa è la classifica dopo due giornate. In testa il Monopoli, come dicevamo, a 6 punti, poi segue il Bari, il Foggia, il Catanzaro, il Palermo e il Taranto a 4 punti, poi c'è il Latina, Catania e Virtus Francavilla a 3, chiude la zona playoff la CR Messina con 2 punti, al pari di Avellino, Juve Stabia e Picerno, ma per la differenza reti, che sono tutte quante 0, perché vedete, 5 gol fatti, 5 gol subiti, 1 gol fatto, 1 gol subito e 0 gol fatti, 0 subiti, però ecco perché ha fatto 5 gol in Messina, per questa regola in Messina è ancora nei playoff, mentre invece Avellino, Juve Stabia e Piceno ne sono fuori. Poi c'è il Campobasso a 1 punto, la Turris, la Vibonese, la Pagarese, le Fidelissandri, il Potenza, il Monterosi, Tuscia, tutte a 1 punto. Monterosi, Tuscia, questa classifica sì, tranne il Monopoli a 6 punti, fa molto scopo perché non ci sia nessuno fermo al palo, quindi fa capire subito come ci sia equilibrio nel giro. In genere ci sono squadre che rimangono a zero anche per più di 3-4 giornate, invece qui dopo due giornate non c'è nessuna che ha 2 sconfitte su 2 e c'è una sola che ha 2 vittorie su 2, tra l'altro rischiando di non farla la seconda torre, dove ha rischiato di subire la rimonta. Prossimo turno, Mario? Sì, leggiamo il prossimo turno che vede la Juve Stabia impegnata a Vibo Valencia, ma vediamo anche le altre. Di sabato si inizierà con Taranto-Palermo, quindi sabato 11, poi ci sarà Foggia-Turris, mentre invece di domenica poi Pagarese-Catania, Catanzaro-Potenza, Vibonese-Juve Stabia, Avellino-Latina, Fidelissandria-Francavilla, Monopoli-Messina, Monterosi-Campobasso e Picerno-Bari. Queste sono le partite del prossimo turno, quindi ancora tante possibilità per salire e scendere la classifica, visto che è molto molto corta. Sì. Nel frattempo, allora, andiamo a presentare questo avversario. Ne abbiamo parlato un po' con il doppio ex Giovanni Ruscio, ne parliamo ora con Giovanni Donnarumma, però prima abbiamo l'arbitro dell'incontro, quindi facciamo la scheda sull'arbitro, poi presentiamo l'avversario e entriamo appunto nella clima partita con il nostro amico e collega Famularo di Calabria 7. Giovanni. Sì, ben ritrovati per la scheda dell'arbitro della gara che stiamo in presentazione, Vibonese Juve Stabia, come dicevate voi, domenica alle 17.30 Luigi Razza appunto a Vibo Valencia. Parliamo dell'arbitro che è il signor Ermanno Feliciani, che è della sezione di Teramo, un quinto anno ed è un arbitro molto tenuto in considerazione per via delle sue brillanti apparizioni nei 4 anni precedenti sui terreni di gioco in Lega Pro. Conta un precedente per parte nella Juve Stabia, quello del 23 dicembre del 2018 in Juve Stabia Matera 4-0, ricordiamo all'epoca gli autori dei gol Vitiello, Viola, Carlini e El Wasni. Per la Vibonese invece è un precedente che risale al 21 febbraio 2016, quando la Vibonese giocava in Serie D, girone I, vinse 3-0 in quella di Agropoli, la Vibonese che poi quell'anno vinse il campionato e in gol ci andarono Saraniti, Pavaglianiti e Allegretti. Fu l'anno in cui appunto la squadra calabrese tornò nei professionisti. Sarà una prima volta in assoluto anche nei confronti tra i due allenatori, come pure per entrambi confrontarsi con le rispettive avversarie di turno. Infine ricordiamo anche gli assistenti, che saranno il signor Giuseppe Licari della sezione di Marsala, il primo assistente, secondo assistente Franco Iacovacci della sezione di Latina, quarto uomo che sarà impegnato tra le panchine Fabrizio Arcidiacono della sezione di Acireale. Passiamo alla scheda, Mario? Certo, certo, passiamo alla scheda dell'avversario, nel frattempo cerchiamo anche il collegamento col collega Famularo di Calabria 7. Sì, l'Unione Sportiva Vibonese Calcio SRL, che nel 1928 appunto nacque come Unione Sportiva Vibonese da una costola di due identità precedenti del calcio locale, l'Ischia Monteleone e la Luigi Razza, che nella prima fase della sua attività partecipò a competizioni e tornei non ufficiali. Fino agli anni 70 la squadra rossoblù partecipa per lo più a campionati di serie minori, fino a raggiungere la Serie D nel campionato 72-73, dove resterà per 6 anni, prima di ritornare nell'anonimato di categorie inferiori. Torna in
auge alla fine degli anni 90, di nuovo in Serie D, per poi raggiungere la storica promozione in C2 nell'anno 2005-2006. Dura 8 anni di professionismo prima di ricadere in Serie D, ma nel triennio 2013-2016 si gettano le solide basi per risalire in Serie C con acquisti mirati e di categoria, ma soprattutto con l'avvento di Patron Caffo, che dà solidità e futuro alla squadra calabrese. Attualmente la vede 16ª in classifica con un solo punticino dopo 2 gare, con 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, un solo gol subito, nessun gol, non è andata ancora in gol la squadra calabrese. In casa 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, con nessun gol fatto e nessun subito, lo 0-0 appunto per l'unica gara giocata in casa. In esterna la sconfitta, quindi con il gol subito. Questi i numeri al momento della Unione Sportiva Vibonese Calcio. A te, Mario. Grazie Giovanni, nel frattempo abbiamo con noi il collega, il direttore di Calabria 7, Domenico Famularo, però una piccola nota tecnica, non riusciamo a vedere ancora il video del collega, lo abbiamo in audio se non sbaglio, quindi stiamo cercando di... Eccolo qui. Ora ci siamo anche in video e quindi grazie di essere con noi come sempre per la tua disponibilità, buonasera a Domenico Famularo. Ciao Domenico, ti portiamo i saluti di Giovanni Ruscio. Giovanni Ruscio ha detto, come ha visto che sei stato ospite, ci salutano caldamente un mio caro amico. Oh, un saluto, ben ritrovati, sono felice di essere con voi questa sera. Grazie a te, come sempre. Allora, entriamo subito in questo pre-partita tra Vibonese e Juve Stabia, che ormai si incontrano da anni in questo campionato. Domenico, che partita dobbiamo attenderci, e soprattutto per coloro che ci stanno seguendo da Castellammare, che Vibonese dobbiamo attenderci per il match di domenica? Ma io credo una Vibonese fortemente determinata determinata, perché è reduce da un pari molto deludente che ha avuto il sapore di una sconfitta contro la matricola Picerne, e da una sconfitta vera e propria a Francavilla. Quindi sono montate già le prime polemiche a Vibo e dintorni, perché ovviamente non erano queste le aspettative dopo un'estate, un precampionato comunque positivo con la Vibonese, che aveva offerto prestazioni d'autore contro formazioni blasonate come il Catanzaro, il Crotone, la Regina. Quindi ci si aspettava nelle prime gare ufficiali qualcosa di più dalla squadra di D'Agostino, ma quel qualcosa più non è arrivato, e soprattutto non sono arrivati i gol, perché questa squadra è una squadra che fatica, non dico a costruire, ma comunque a segnare. Poi il calcio è anche banale in alcuni suoi aspetti, no? Perché se non tiri non segni, se non segni non puoi vincere, al massimo puoi pareggiare. Il fatto di avere una difesa comunque granitica non ti può mettere diciamo in salvo, non ti può mettere al sicuro, come è avvenuto nella gara contro la Virtus Francavilla. Quindi ritengo che la Vibonese contro la Juve Stabia scenderà in campo con grande determinazione e con una settimana in più nelle gambe per gli ultimi arrivati. Mi riferisco, tra le altre cose, anche a Golfo, che è un ex di turno, se non sbaglio, giusto? Sì. Mario Lollo, una domanda per Domenico Famularo. Ecco, io con Domenico, buonasera ovviamente Domenico, grazie ancora per il tuo intervento. Volevo soffermarmi su queste difficoltà anche della Lega Pro, delle squadre di Lega Pro, di costruire squadre in un certo livello. Ovviamente dopo il Covid tante sono in difficoltà, ecco, squadre che si affidano, anche la Juve Stabia si è affidata un po' al mercato degli svincolati con questo acquisto di Evacuo. È previsto per la Vibonese qualcosa? Perché ecco, Giovanni Ruscio ci ha anticipato, anche lui che ha guardato, che la Vibonese forse è vicina Legittimo, anche altri calciatori. Ci puoi dire se, diciamo, il Patron Caffo come l'Angella si farà prendere poi un po' la mano per sistemare al meglio queste rose e dare una tranquillità, un campionato tranquillo alla Vibonese? Guarda, da quello che mi risulta per il momento, io penso che la Vibonese non opererà sul mercato, anche perché nel settore avanzato è un paradosso, però c'è troppo affollamento. È arrivato Golfo, si attende Sorrentino,
che non giocherà domenica perché sconterà la terza ed ultima giornata di squalifica, tornerà ad Andria, e quindi Ribonese paradossalmente c'ha gol Fessenese in un potenziale 4-3-3, c'ha gol Fessenese a sinistra, Grillo o Spina a destra, in attacco Sorrentino, Sorrentino e Persano al centro dell'attacco, e poi ancora altri due giovani molto interessanti come Ngom e La Ragione, forse me ne sono dimenticato pure qualcuno, quindi insomma credo che lì davanti almeno la Vibonese dal punto di vista numerico è al completo, quindi siccome il mercato è finito non penso che puoi tagliare già adesso contratti appena firmati, quindi ritengo altamente improbabile che la Vibonese vada a ricorra al mercato degli svincolati per risolvere il mal d'attacco, il mal di gol. Penso che D'Agostino cercherà la soluzione nel lavoro quotidiano. Sorrentino, fra l'altro, è altro ex di quest'anno, insieme a Golfo, che noi abbiamo avuto qui a Castellammare. Sì. Natale Giusti, una domanda per il collega. Sì, innanzitutto buonasera Domenico, volevo chiederti, io domenica scorsa ho guardato attentamente la partita Virtus-Francavilla-Vibonese e devo dirti, ne parlavamo prima anche con l'ex Ruscio di queste caratteristiche della squadra calabrese, che ho visto una squadra con qualche problema evidente in attacco, tant'è vero che nel primo tempo in pratica la Vibonese non ha mai tirato in porta, non mi ha convinto molto la punta centrale Ngom che è stato preferito alla Ragione domenica scorsa, e volevo ecco qualche tua considerazione su questi problemi d'attacco di questa squadra. E anche mi sembra la fase difensiva, la coppia Vergara-Polidori mi è sembrata poco reattiva in alcune circostanze, come in occasione del gol segnato dalla Virtus Francavilla che poi ha praticamente deciso l'incontro. Ecco, che ruolo può recitare questa squadra se non vengono effettuati ulteriori acquisti sul mercato degli svincolati a questo punto? Allora, io la partenza di questa Vibonese mi ricorda molto quella di Modica. Io ritengo questa squadra superiore nei vari reparti a quella dello scorso anno, in difesa, centrocampo, sostanzialmente anche in attacco. Fai conto che la Vibonese non avrà a disposizione contro la Juve Stabia, oltre lo squalificato Sorrentino, anche Risaliti, che è l'ex del Pontedera ed è un giocatore di grandissima esperienza, tra l'altro il titolare fa coppia con Vergara. È ovvio, il reparto difensivo è quello che praticamente garantisce più solidità, nel senso che nelle gare ufficiali, ma anche nelle gare amichevoli, persino formazioni di caratura superiore hanno faticato a costruire, a far male alla Vibonese, quindi e questo è dovuto anche al fatto che dalla cintura in giù D'Agostino ha potuto lavorare con un determinato con gli stessi giocatori, quindi una sua identità l'ha trovata. Il problema della Vibonese è invece tutto dalla cintola in su, come giustamente hai notato tu guardando una partita della Vibonese, quindi da fine osservatore hai subito individuato il problema. C'è da dire che il problema non è solo in attacco ma anche a centrocampo. A mio giudizio questa Vibonese non può giocare col 4-2-3-1, anche secondo me. Deve necessariamente giocare col 4-3-3, perché queste sono le caratteristiche dei giocatori che ha, e secondo me Cattaneo, che è un trequartista, può tranquillamente fare il regista basso se è praticamente affiancato da due mastini, quali possono essere Basso o Bellini oppure Gelonese. Fai conto che Gelonese ha 200 presenze tra i professionisti, ex capitano della San Benedettese, è reduce dal Covid e non gioca praticamente, ha giocato contro il Picerno e il Francavilla le prime due partite ufficiali. Bellini praticamente arriva dal Carpi, non si è mai allenato e non ha minutaggio. Basso è alla prima stagione in Lega Pro,
tutte e tre sono nuovi, un centrocampo nuovo di Zec, e quindi se il centrocampo non funziona, del centrocampo è il motore di una squadra, è ovvio che poi fatichi a costruire. Se non costruisci e non inneschi le punte, poi capitolo a parte, ovviamente l'attacco. Si spera molto in Sorrentino, che quando ha giocato con continuità è andato sempre in doppie cifre. Certo, ha giocato anche da voi a Castellammare di Stabia, sì. Mi sembra che non fosse la prima punta, fosse diciamo un po' attaccante di scorta, voi confermerete, sì. Quindi, certo. Ecco, quindi è un giocatore che ha bisogno di fiducia, e io penso che è un po' come Plescia, se a Vibo può trovare la sua giusta dimensione. Idem per Golfo, che è un giocatore perfetto per una piazza come Vibo Valentia, che non aspira a vincere i campionati ma aspira a lanciare questi giovani talenti. Io penso che Golfo possa far divertire questa piazza. Perfetto, allora volevo chiederti, Domenico, per poi salutarti ringraziandoti chiaramente della tua disponibilità, che formazione possiamo attenderci in campo? Cioè, secondo te quale sarà lo schieramento che il mister proporrà appunto per questa Vibonese? Io penso, diciamo che dalla cintura in giù la squadra per molti versi è già fatta. Mengoni tra i pali, non ci sono dubbi, Ciotti e Marusse sugli esterni e Bassi ovviamente, e non ci sono dubbi, Polidori e Vergara scelta obbligata, e poi dalla cintura in su iniziano un pochino i dubbi, che secondo me non sono solo i miei ma sono anche di D'Agostino, no? Auspico che Cattaneo venga impiegato da regista basso, con magari Gelonese e Basso a fare, come vi dicevo io, da Mastini, ma è probabile che il mister confermi il 4-2-3-1 con Gelonese e Basso a fare da diga in mezzo al campo, Cattaneo vertice alto, a questo punto in una posizione di trequartista nel triangolo di centrocampo, quindi a questo punto invertito, e poi sugli esterni Spina sicuro. Spina in grande forma, tra l'altro, Io penso che Golfo possa giocare dall'inizio, quindi ci mettiamo un ballottaggio Golfo-Senesi, dipende molto dallo stato di forma di Golfo, che arriva dal Parma. Adesso non so quanto ha giocato lì, come si è allenato a Parma, però voglio dire, io penso che un'oretta dall'inizio la possa tranquillamente fare, se non è un'oretta può fare anche gli ultimi 30-40 minuti a partita in corso, e poi lì davanti sono i problemi veri della Vibonese, perché senza Sorrentino Persano non convince, e la ragione forse non è la prima punta, è troppo giovane, come dicevi tu, un gomma ha fallito, diciamo, la sua prima opportunità da titolare fisso in quel di Francavilla. Quindi comunque ogni per avanti sarà uno tra gomma, la ragione, certo, è Persano, non vedo altre soluzioni. Perfetto, Domenico, grazie mille davvero per averci illustrato al meglio la realtà di Vibo e della Vibonese, e chiaramente stavolta non ci vedremo da vicino allo stadio, però Purtroppo come nel discorso del post partita, ancora... non possiamo fare interviste e tutto, è inutile venire lì a guardare, allora, solo la partita, ancora linee. Non ci saremo, poi quando sarà possibile saremo di nuovo su tutti i campi. Caro Domenico, grazie mille e buona serata. L'augurio, l'auspicio è che questa emergenza finisca per davvero, quello di rifarci in qualsiasi stadio del mondo dove volete, ma al più presto possibile. Vi saluto. Ciao Mimmo. Domenico Famularo, che ci ha raccontato appunto per bene la realtà della Vibonese. Volevo a questo punto completare questa trasmissione anche con ciò che volevamo commentare noi. Partiamo però dai vostri commenti, ovvero coloro che stanno seguendo la trasmissione sui vari canali, oltre agli amici di Videonola, che davvero ringraziamo per ospitarci questa sera, e ripeto, per tantissime altre serate. Andiamo da Giovanni, perché dal web arrivano un po' di messaggi. A te.
Sì, grazie Mario, dobbiamo recuperare qualche messaggio. Allora iniziamo da quello di Francesco Trambarulo che dice: buonasera Fantastici 4 a tutti i tifosi stabiesi, che ne pensate di Evacuo? Abbiamo parlato ampiamente, sì. Con Gomez in uscita non manca un altro attaccante in panchina, si chiede il buon Francesco. Poi c'è il buonasera, rispondiamo subito Giovanni, sì, sì, con, sì. Ricordiamo stiamo parlando della prima punta, quindi sì. Eusepi, Evacuo, eventualmente Della Pietra. In questo momento diciamo copertura c'è, ma non consideriamo Gomez una seria alternativa, ma non per il ragazzo, ci mancherebbe altro, ma probabilmente se Novellino, reputato Della Pietra in questo momento, cioè, molto più pronto di Gomez, e poi non dimentichiamo che c'è Lipari. Quindi diciamo, diciamo di alternative ce ne sono, come diceva il collega Famolaro, c'erano due alternative più due giovani, anche qui abbiamo le alternative e wow. I giovani dietro, magari Lipari ancora non è in condizione e mister Novellino lo vorrà schierare in altre occasioni. Lipari è un altro che giovane arrivato dalla primavera della Juventus, squizzato dalla primavera dell'Inter, sono gli altri giovani che ti possono garantire eventualmente qualche altro minuto importante, certo. Per quella famosa regola del minutaggio che su quella Juve Stabia ha puntato in questa stagione in maniera abbastanza Mario ricordiamo anche per gli amici di Videonola i 270 sì. minuti che bisogna disputare, esatto. Per 270 a 450, sì, 450. Quindi, chiaro, minimo, quindi, meno 270. Quindi se fai 269 non ti arriva neanche un po' di contributi come minuti, e quindi significa tre giocatori under che devono giocare per 90 minuti. Ora se ne giocano 4, esatto. Qualcuno può giocare un po' in più, qualcuno un po' in meno. Esatto. Questo, diciamo che c'è bisogno di un buon matematico anche in panchina, sì, no? Uno col cronometro. Esatto. E poi tra l'altro con la 4-2-3-1 attuale anche nei tre le alternative ci sono, cioè nel senso con Schiavi c'è Stoppa, c'è Panico, c'è Bentivegna, e chiaramente qualcuno degli attaccanti che può alternarsi, a meno che sappiamo bene che Novellino in passato in carriera ha avuto spesso anche il 4-4-2 come certo. Modulo, in questo momento con Eusebio e Evacuo puoi giocare anche con quello quando ci sarà disponibile Eusebio, che ricordiamo non sarà disponibile per alcune settimane per il problema della lussazione alla spalla. E allora Mario, non si parla di lussazione, quindi dicono 15 giorni 15 giorni della possibile lussazione, che in realtà non è stata non grave, diciamo. È una contusione forte, notizia importantissima. Allora continuiamo a leggere dalla bacheca della pagina ufficiale di Vestabia Live. Roberto Stracci che ci saluta, dice: buonasera dal Mugello, vi sto vedendo in TV, siete grandi, ce lo scrive Giampiero Cuciniello, grazie Giampiero per il seguito. Ancora scrive lo stesso Giampiero, solo che c'è qualche minuto di differenza tra TV e Facebook, sì, vabbè, sono appunto nei momenti di trasmissione che viaggiano su tempistiche diverse, ma di pochi secondi. Eccomi a voi, ed è Salvatore Avallone che ce lo scrive, un abbraccio a te. Buonasera ragazzi, da Giovanni Malafronte, il nostro Giovanni sempre presente, ma si può vedere la partita? Io domenica la voglio vedere, Francesco D'Antuono, la partita di serie della Juve Stabia, come tutte le partite di Lega Pro, hanno come unico diritto, diciamo, di trasmissione Eleven Sport, che ha possibilità di essere trasmessa sia sul browser, quindi sul sito dell'Eleven Sport, o via YouTube, che è anche un altro canale importante dove si possono vedere le partite, sono... è l'unico modo per vedere la partita. Poi Ciro di Nocera: ciao a tutti, mi fa piacere Evacuo che all'occorrenza potrà subentrare o giocare in coppia con Eusepi senza rimanere solo con alternative troppo acerbe in caso di bisogno, però una tiratina d'orecchio all'avvocato Todoro va fatta, scrive Ciro, perché vediamo un po', in conferenza a fine di mercato disse che avevano lasciato uno slot over libero in caso di infortuni, mancano 4 giorni e se la chiamata, come si dice dalle nostre parti, se l'è chiamata, vabbè, diciamo che ha portato un po' sfortuna su questa cosa, vabbè, erano parole di circostanza dove, ecco, andava risposta alla domanda del collega, però... con la quale la società diceva noi ci siamo comunque eventualmente, se ci sono eventualità ancora eventualmente è avvenuto. Ma poi bisogna dire, bisogna dire un'altra cosa, che se va via Gomez si libera un altro slot, quindi attenzione. Abbiamo letto il saluto di Alessandro Ghiotti, poi Francesco De Martino: sera a tutti, una domanda, secondo voi dove si può piazzare quest'abbia? Grazie sempre forse quest'abbia. Abbiamo parlato prima anche con il nostro ospite, perché al momento non è una squadra che dai primi dai 6 7
settimo posto, ottavo posto, poi vediamo, il campionato riserva sempre delle grandi sorprese, quindi dobbiamo solo attendere i verdetti del campo. Buonasera a tutti e forza di quest'area da parte di Giuseppe Volpino. Poi c'è questo messaggio di Gianfranco Piccirillo, associazione Stabia Amore. Qui cambiamo un po' tono, cosa che è dispiaciuta un po' a tutti, lo leggo. Buonasera a tutti, purtroppo oggi è scomparso un grande tifoso della Stabia, Raffaele Talente, padre di Gino Talente, speaker radiofonico, ex portiere dello Stabia Amalfi Calcio 5, Antonio Talente, entrambi molto conosciuti a Castellammare. Voglio esprimere il cordoglio per la sua scomparsa a nome mio personale dell'associazione Stabia Amore. Abbiamo perso un grande tifoso e soprattutto una persona eccezionale. Un abbraccio forte a tutta la famiglia in questo momento così doloroso. Ovviamente ci uniamo tutti di Stabia Live in toto per quella che è la vicinanza, sicuramente, sicuramente. Amico Rino, per questa perdita importante che è avvenuta. Sì, assolutamente. Un abbraccio a Rino e ad Antonio, conosco entrambe, davvero un grande abbraccio a loro e alla famiglia Talente. Giovanni. Sì, Catello Vitabile, forza di Stabia, sempre un applauso alla società che ha fatto un grande sforzo per Evacua, ottimo, ci servirà. C'è ancora Ciro Di Nocera, anche Stabia di Caserta giocava con veloci ripartenze sugli errori degli avversari. Francesco Tramparulo, ho visto una squadra con grande carattere, finalmente con schemi di gioco. Mister Novellino è la nostra garanzia, grande carattere, ci scrive Francesco. Davide Scotognella, quando torna Eusepi, abbiamo accennato qualche istante fa, si parla probabilmente di solo 15-20 giorni, perché dovrebbe essere esclusa quella che è la lussazione. Poi ancora buonasera Stabia Beatles, gonfia la rete, felice Vago 32, Fabio Iaccarino che ci saluta in questo modo. Ormai l'appellativo 32, ricordiamo, è il numero scelto da Felice Vago, giusto, sì, il numero di maglia scelto da Felice Vago. Ricordiamo che un 32 che qualche tempo fa era un 32 molto importante, che ha portato tanti qualcuno gol. Che azzannava in acqua. Sì. Poi ancora Francesco Tramparulo, tanto rispetto per Braglia, con questa sua dichiarazione onestamente fallato, loro si sono giocati, sì, hanno giocato, ma noi siamo stati mica a guardare, le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Beh, torniamo un attimo su questo aspetto del post partita. Leggiamo proprio gli ultimi due, velocissimi. Sì, allora, c'è Forza Stabia per Vivo per Vincere da parte di Giuseppe Volpino, buonasera ai Super 4 Tenese Gaetano, e poi anche se in ritardo sono presente Forza Vespe e Antonio Voll, papà di Mario. C'era pure forse un messaggio da YouTube, Giovanni? Sì, ricuperiamo. Angelo Mari, buonasera a tutti. E poi Francesco Padovano, buonasera amici, dopo il bentornati col Pulcinione anche a Mario con Stabia Live. Forza avanti a Vibo, Evacuo, ottimo rinforzo. Ancora Angelo Mari che ce lo scrive su YouTube. A te, Mario. Perfetto, grazie a tutti voi che ci avete seguito in tanti su tutte le piattaforme, a cui abbiamo aggiunto con grande piacere e onore la TV, ovvero Video Nola, che ringraziamo proprio tutta la famiglia di Video Nola per aver ospitato la prima puntata della quarta edizione di Juve Stabia Live Talk Show. Chiaramente torneremo come sempre tutti i giovedì a partire dalle 21, ricordo l'appuntamento poi sui social, chiaramente su tutti i nostri canali Twitch, YouTube, Facebook, con Juve Stabia Live dai vari campi. Saremo chiaramente come sempre in diretta domenica per Vibonese Juve Stabia, lunedì torna il Pungiglione alle 20:30, e a questo punto un saluto da tutti e quattro, lo facciamo in stereofonia. A questo punto, c'è... saluti da Mario Di Capua, Mario Vollono, Natale Giusti, Giovanni Donnarumma. Forza, 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 Juve Stabia, Juve Stabia, forza Juve Stabia. Ciao, ciao, ciao a tutti.